Noi non abbiamo mai nascosto la nostra simpatia per i vigili del fuoco, i popolari pompieri, un corpo benemerito al servizio di noi tutti, da potenziare e da dotare di mezzi sempre più moderni e di larga autonomia, sciogliendo contemporaneamente quell'organismo burocratico che è la Protezione Civile, diretta per tanti anni da quel tal Bertolaso, che ci ha menato letteralmente per il naso, detto anche l'uomo Durex, per via dei profilattici della Via Salaria. Ma anche nei migliori corpi dello Stato, ci sono cose da rivedere, in certi casi tante, e magari degli uomini da avvicendare. Denuncia il sindacato un caso. Intendiamoci, nulla a che fare con l'immane scandalo che è venuto alla luce in questi giorni e che riguarda la Regione Lazio, ma comunque un qualcosa che merita e degno di essere riportato. A livello nazionale è stata acquistata una partita di guanti di protezione che invece di difendere dalle fiamme producono ustioni. Si sono avuti dei casi a Vicenza, a Modena, perfino a Viterbo, ustioni di secondo e terzo grado. Il Comando dei Vigili del Fuoco Nazionale ha fatto sapere che questo tipo di guanti non possono essere utilizzati in presenza di fiamme libere. Non sappiamo esattamente cosa si cela dietro questa locuzione, questa frase tecnica. Ma allora perché acquistarli? Poi aggiunge il comando che prima di indossarli è necessario che il vigile frequenti uno speciale corso. Siamo quindi avvertiti, per indossare un paio di guanti, d'ora in poi dovremmo dare un esame dopo aver frequentato un corso, esattamente come fanno i palombari prima di indossare lo scafandro. Ora bastava che chi ha acquistato questa partita di guanti di protezione, fra virgolette, leggesse le istruzioni allegate che dicono esattamente questo. Questi guanti non sono adatti per le operazioni speciali di lotta contro gli incendi. Il sindacato denuncia anche un altro fatto grave. I vigili del fuoco sono preposti a vigilare sulla sicurezza dei posti di lavoro, compreso il loro posto di lavoro. E quindi a questo punto è necessario sapere come si sono svolti i fatti. Se colui che ha acquistato i guanti, di cui non si conosce ancora il nome, ha agito per incompetenza, o mosso da qualche altra ragione.